Una serata nella splendida cornice di San Bernardino per premiare i protagonisti dello sport che regione portano alto il nome dell'Abruzzo fuori. Organizzato dall'assessorato allo sport, si è svolto il primo galà per premiare tante figure che si sono distinte e tante società sportive. Iniziativa che rientra nell'Aquila Cresce con lo Sport 2024 per dare risalto allo sport e ai nomi che, appunto, come si diceva, lo portano in alto. Per la prima volta stiamo organizzando all'Aquila il Gran Galà dello Sport proprio per premiare tutte le società sportive che si danno da fare sul territorio per far crescere lo sport aquilano. Nel frattempo premieremo anche degli atleti che hanno conseguito dei risultati nella stagione sportiva 2023-2024. Questa è la prima parte di una grande festa dello sport che proseguirà a dicembre, a gennaio e a febbraio, proprio per chiudere la stagione sportiva dell'Aquila Cresce con lo Sport e iniziare con un'altra stagione che si chiamerà l'Aquila Vola con lo Sport. Tra i premiati anche Claudio Mazzauffo, responsabile del settore salti della Nazionale Italiana di Atletica, e il nostro Enrico Giancarli, di recente commentatore per Eurosport alle ultime Olimpiadi e inviato per Sky Sport con la medaglia olimpica nel nuoto Gregorio Paltrinieri. Sono molto onorato di far parte questa sera di un gruppo di persone, di un gruppo di sportivi che vengono premiati in questo bellissimo scenario di San Bernardino. E mi fa ancora più piacere perché, non essendo aquilano di nascita, ma aquilano di adozione, perché qui ho fatto l'ISEF, qui insegno atletica leggera all'università oramai dal 1994, mi fa ancora più piacere che, dopo quello che è successo alle ultime Olimpiadi di Parigi, con la conquista da parte del mio settore, di atleti del mio settore, di due medaglie di bronzo, quindi di aver riportato in Italia, fra virgolette, due medagliati, Andy Diaz nel salto triplo maschile e Mattia Furlani nel salto in lungo maschile, questo riconoscimento da parte della città dell'Aquila oggettivamente mi riempie veramente d'orgoglio. Ma per me è un riconoscimento importantissimo nella città dove sono nato e cresciuto, è stato premiato quello che è il mio lavoro alle Olimpiadi di quest'estate, quindi ringrazio il sindaco e tutta l'amministrazione e chi ha pensato a me per questo premio, ma naturalmente lo voglio pensare anche come un premio per il lavoro quotidiano che viene fatto per Rete 8 e quindi lo voglio estendere a tutti gli amici e colleghi della redazione.